Oggi vedremo come rendere i personaggi rotondi così. Ehi là, la volta scorsa abbiamo parlato della differenza tra personaggi piatti e personaggi rotondi e abbiamo cercato di capire quando usare gli uni e quando usare gli altri. Però, a prescindere dal fatto che tutte e due le tipologie hanno i loro spazi per essere utilizzati, c'è da dire che i personaggi piatti sono più facili e più veloci da costruire. E quindi in questo video mi focalizzerò sul rispondere alla domanda: come si rende tondo un personaggio? Ma prima vi ricordo che tramite Patreon potete leggere in anteprima il mio nuovo romanzo, Omicidio nel quartiere del dragone, che vedete qui dietro in una copia di prova che mi sono fatto spedire da Amazon per controllare che tutto fosse al suo posto. E tramite Patreon, tra l'altro, potete anche inserire il vostro nome nei ringraziamenti del libro e ottenere la versione in ebook alla fine, una volta che tutti i capitoli saranno usciti, perché ne stanno uscendo due a settimana, il martedì e il venerdì. E oggi, se state vedendo questo video, è appena uscito il terzo capitolo. Quindi, se siete curiosi, se volete sostenere il canale, trovate il link in descrizione. Nel caso vogliate qualche informazione in più, ne parliamo a fine video. Tornando a noi, ho fatto qualche ricerca e ho messo insieme 5 consigli per rendere più tondi i nostri personaggi. Quindi bando alle ciance e iniziamo. Ricordate la storia degli strati di Shrek? Beh, se nessuno di noi viene definito da un singolo tratto della propria personalità, allo stesso modo, se potete identificare i vostri personaggi con un singolo archetipo e non hanno nulla al di fuori di quell'archetipo, allora vuol dire che sono piatti. Per esempio, se sono uno stregone malvagio che vuole dominare il mondo, uno stregone malvagio che vuole dominare il mondo, uno stregone malvagio che vuole dominare il mondo, oppure uno stregone malvagio che vuole dominare il mondo, e non hanno dimensioni al di fuori di questi archetipi, sono troppo superficiali per essere chiamati tondi. I personaggi hanno bisogno anche di altre qualità al di fuori del loro archetipo per generare quella complessità di pensiero che porterà i lettori o gli spettatori a empatizzare con tale personaggio anche se magari non ne condividono le scelte di vita, come spero per uno stregone malvagio che vuole dominare il mondo. Poi, chi lo sa, magari anche voi volete dominare il mondo e state solo aspettando di scoprire le vostre arti magiche. Nel caso, quando dominerete il mondo, ricordatevi di me. Darth Vader è uno stregone malvagio che vuole dominare il mondo, che è il braccio destro di uno stregone malvagio che vuole dominare il mondo. Tuttavia, per quanto possa sembrare un personaggio piatto negli anni Ottanta, mentre siamo a divorare popcorn nella sala di un cinema guardando episodio 4, quando prendiamo in esame i prequel, episodi 1, 2 e 3, per chi non fosse avvezzo alla numerazione della saga di Star Wars, vediamo che in realtà Anakin è un personaggio molto profondo e l'intera saga gira intorno al suo arco narrativo. Anakin è stato salvato da una vita di schiavitù su Tatooine da Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi e portato al Tempio Jedi per l'addestramento. Tuttavia, non è mai riuscito a distaccarsi dagli affetti terreni come ogni buon Jedi dovrebbe fare. Aveva il pensiero fisso di tornare un giorno su Tatooine a liberare sua madre e si innamora di Padme, che è talmente cotta di lui da non mollarlo nemmeno dopo quell'imbarazzantissima conversazione sulla sabbia. E per questo motivo finirà a essere tentato dal lato oscuro. Crede che ottenere più potere possa risolvere tutti i problemi e permettergli di tenere i suoi cari al sicuro, e per questo motivo è disposto a fare di tutto per ottenere più potere, rinunciando alla morale, che è ciò che distingue un Jedi da un Sith. Finirà quindi per votarsi al male e, appunto per questo motivo, perderà tutto. Vediamo poi in episodio 5, soprattutto nel 6, che sempre per amore, in questo caso dei figli che non sapeva di avere, riuscirà a redimersi. Ognuno di noi, volente o nolente, fa parte di qualche tipo di gruppo di persone, che siano gruppi etnici, culturali, professionali, artistici, però nessuno di noi si identifica con l'esatto stereotipo di tale gruppo. Se ricordate dalla serie su come creare razze fantasy aliene che trovate qui sul canale, magari vi lascio un link in descrizione alla playlist, qui il ragionamento è più o meno lo stesso. Gli insiemi di persone possono sembrare una massa omogenea, monolitica, se visti dall'esterno, soprattutto se questi stereotipi vengono rinforzati dai media. Ma spesso sono solo semplificazioni che vengono fatte da persone che non conoscono tale cultura o sottocultura. Se vi informate a dovere, noterete che ogni gruppo di persone che sembra omogeneo e monolitico, in realtà al suo interno ha una marea infinita di sfaccettature. I metallari, che sono dei mezzi delinquenti, brutti, cattivi e satanisti. Tra i metallari ho trovato alcune delle persone più amichevoli che abbia mai conosciuto nella mia vita. Alcuni sono delle tenere patate e altri sono addirittura cristiani praticanti.
I liguri che sono tirchi. Ho conosciuto un genovese a un concerto che mi ha offerto 5 birre solo per provare che questo stereotipo era sbagliato. Gli scaricatori di Porto, che sono tutti burberi e sboccati, che anzi al giorno d'oggi è diventata anche una professione che richiede una buona dose di competenze tecniche per essere svolta, e come mi ha commentato qualche tempo fa sotto un video proprio in uno scaricatore di Porto, sì, mi ricordo di te, se mi stai ancora seguendo ti mando un saluto, ci trovate anche gente che scrive poesie. Quindi sforzatevi, fate i compiti e vedrete che troverete una grande quantità di sfaccettature anche dentro a dei gruppi che all'inizio vi sembravano proprio completamente omogenei. Andando più sui personaggi di fiction, stereotipi come la rossa focosa, la damigella in pericolo, l'elfo a braccia alberi, il nano ubriacone, sono diventati un po' stantii con il tempo e non dico che non si possano utilizzare, però sarebbe il caso di andare un po' più in profondità e dare una svecchiata a questi stereotipi ormai vecchiotti. Se il vostro personaggio non ha una personalità al di fuori del suo stereotipo, vuol dire che è piatto. Megara è probabilmente il personaggio più interessante dell'Hercules della Disney. Quando appare viene presentata come la classica donzella in difficoltà, viene proprio definita così da Filotete. Per quanto sia una donzella, e per quanto sia sicuramente in difficoltà, non lo è per i motivi che appaiono all'inizio. È finita nei guai perché il centauro è un pazzo, in realtà lei era in missione diplomatica per conto di Ade per convincere il centauro a supportarlo nella sua imminente guerra agli dèi. La vera difficoltà in cui si trova Megara è molto più insidiosa. Ha ceduto l'anima ad Ade per salvare il suo fidanzato di un tempo che poi l'ha mollata per un'altra. Quindi Megara si trova abbandonata a se stessa nelle grinfie di una divinità malvagia e quindi non c'è da stupirsi che abbia un cuore di pietra e abbia perso ogni fiducia nell'umanità. In realtà, Megara si trova in difficoltà solo perché ha ascoltato il suo cuore e si è donata in un atto di puro altruismo, e perché si è trovata a che fare con un dio. Nessun comune mortale potrebbe sperare di cavarsela senza aiuto da una situazione del genere. Non fosse per questo, ci viene mostrato che Megara è perfettamente in grado di cavarsela da sola. È manipolativa, è astuta, sa tenere testa addirittura a un dio e sa utilizzare il suo fascino per ottenere ciò che vuole. Ma anche se fa tanto la dura, in realtà è rimasta la ragazza di un tempo. Infatti si innamora di Hercules, che ha saputo tirare fuori il meglio di lei, nonostante lei non avesse più fiducia nell'umanità, e ha reimparato ad aprirsi e a fidarsi delle persone, tanto che arriverà a sacrificarsi per Hercules, perché ha imparato che alcune persone sono stronze. Però esistono persone buone di cuore a questo mondo, bisogna solo arrivare a capire quali sono le une e quali sono le altre. Pensate a quale sia l'obiettivo del personaggio durante la storia. Se non riuscite a individuarne uno che sia complesso e interessante, allora probabilmente avete per le mani un personaggio piatto. E no, sterminare tutti i Na'vi non conta, come non conta nemmeno sposare la principessa, trovare il tuo elefante, vendicare il tuo cane, fare qualsiasi cosa tu faccia, infastidirmi con le tue battutine, mio Dio, quanto ti odio! E ovviamente fare colazione. No, vabbè, su questa scherzavo. La colazione è il pasto più importante della giornata. Le persone normalmente si pongono degli obiettivi nella vita, stanno costantemente lavorando per ottenere qualcosa. E allo stesso modo anche i personaggi dovrebbero avere degli obiettivi precisi, delle motivazioni forti, che non siano semplicemente messe lì per far andare avanti la storia. Quando A-Train investe la sua ragazza, spappolandola, Huey scopre nel peggiore dei modi che i super sono un branco di sbandati allo sbaraglio e non un gruppo di eroi senza macchia come i media vogliono raffigurarli, e cerca vendetta. Per questo motivo si unirà alla banda di Butcher. Huey è diviso tra il desiderio di vendetta e quello di avere una vita normale, pacifica, e questa sua indecisione è un tema molto presente nella serie e lo porta spesso a scontrarsi con Butcher. Tuttavia, nonostante abbia di tanto in tanto la possibilità di ritirarsi dalla lotta, sentimento che accarezza con la sua parte più razionale, il desiderio di vendetta lo riporta sempre all'azione, rischiando di divorarlo e renderlo spietato come lo stesso Butcher. Chiunque ha dei problemi, alcuni ne hanno di piccoli, altri ne hanno di enormi, ma tutti combattiamo per superarli. Che siano fisici o psicologici, che siano incarnati in un antagonista o nella società stessa, tutti cerchiamo di superare dei problemi che ci si pongono.
Personaggi minori è normale che non sviluppino il loro conflitto all'interno della storia, dopotutto quella non è la loro storia, però per i personaggi principali è bene che ci sia del conflitto. Questo conflitto di solito ha a che vedere con i desideri e le paure del personaggio, il quale cerca di ottenere quello che vuole rifuggendo il più possibile le proprie paure e cercando di evitare il dolore nella sua concezione più ampia. Iron Man all'inizio è solo un festaiolo che vuole mettersi in mostra e godere delle paccate di soldi che fa vendendo armi, ma poi si rende conto che vendere armi a destra e a manca non è una cosa tanto bella da fare e che può dare risultati inaspettati, e non sempre positivi, chi l'avrebbe mai detto? A questo punto si trova nella brutta situazione di realizzare di aver contribuito a peggiorare la vita di una gran quantità di persone e a fare tanto male. Decide quindi di dover rimediare facendo una quantità ancora maggiore di bene e salvando una gran quantità di persone. E ovviamente, visto che si tratta di Tony Stark, lo fa nel modo più da megalomane a cui riesce a pensare. Diventa un supereroe. Questa tematica dell'essere fautore dei suoi stessi problemi e poi dover rimediare si presenta più volte nei film di Iron Man. Addirittura in Avengers 2 Age of Ultron è la sua stessa creazione, Ultron appunto, a rappresentare una minaccia per l'umanità. Questo lo vedremo meglio nel prossimo video, però tenete a mente che i personaggi piatti tendono a essere statici, mentre i personaggi rotondi tendono a essere dinamici. Quindi un buon modo per pensare a come si possa rendere più rotondo un personaggio è pensare a come lo si vuole far sviluppare durante la storia. Che direzione volete far prendere alla sua vita? In che modo volete che cambi alla fine della storia? Su cosa cambierà idea? Quale volete che sia il suo arco narrativo? Aragorn è perseguitato dall'essere l'erede di Isildur. Teme di non essere abbastanza forte per prendere le redini di Gondor. Teme di deludere tutti e finire col farsi corrompere dal potere, che è il tema centrale del Signore degli Anelli. Per questo motivo lascia il regno e vive come Ramingo nelle Terre Selvagge, senza però abbandonare la lotta. Infatti aiuterà Gandalf a cercare Gollum e proteggerà gli Hobbit nel loro viaggio. Sarà grazie ai suoi cari e alle molte persone che guardano a lui come un punto di riferimento che si renderà conto che essere l'erede di Isildur non lo rende debole come il suo antenato, che può essere migliore e che tra l'altro senza di lui il potere verrà afferrato da persone peggiori che cadono vittima della corruzione, come Denethor. Alla fine accetterà il suo ruolo quale re di Gondor e siederà sul trono di Minas Tirith, non più un Ramingo ma un re. Nel prossimo video parleremo di personaggi statici e personaggi dinamici, una distinzione che non ha tanto a che vedere con le caratteristiche stesse del personaggio, ma con il suo arco narrativo, cioè se cambia o meno durante la storia. Tornando al mio nuovo libro, Omicidio nel quartiere del dragone, è il primo sequel che scrivo e sono andato a esplorare più in dettaglio alcuni personaggi che abbiamo già incontrato nei Il segreto di Silver City, come Farah e Kazuya. E tra l'altro ho aggiunto un nuovo personaggio femminile andando a esplorare i sobborghi più malfamati di Nova. L'ebook è già in preordine su Amazon, però potete leggerlo in anteprima tramite Patreon, dove sto pubblicando due capitoli a settimana il martedì e il venerdì. Inoltre, supportandomi su Patreon, avrete la possibilità di inserire i vostri nomi nei ringraziamenti dei miei libri e avere accesso a tutti i libri che ho scritto in formato ebook. Quindi dateci un occhio e unitevi anche voi all'ordine, come hanno fatto i maestri e gli archivisti che scorrono qui alla fine dei miei video, e a cui spero che anche qualcuno di voi si aggiunga presto. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi auguro buona scrittura e buona lettura. Ciao!